Hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al giudice delle indagini preliminari Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due giovani fermati in relazione all'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava con la sua fidanzata Anastasia davanti a un pub della zona della Caffarella a Roma. Il PM contesta i reati di omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi. Nelle ultime ore si era profilata l'ipotesi che la coppia avesse dato disponibilità ad acquistare droga dai due ventunenni che si sarebbero allontanati e poi tornati avrebbero cercato di scippare lo zaino alla ragazza e alla reazione di Luca per difenderla lo avrebbero ucciso, ma il legale della famiglia Sacchi, l'avvocato Domenico Pavone, ha spiegato che il ragazzo non faceva uso di droga e non conosceva gli assassini. La riprova di ciò è che tutti i suoi organi sono stati espiantati, quindi era negativo agli Esami tossicologici, ha sottolineato.